Poracci, ma questa è una puntata ricchissima, così tanto che continuerà stasera alle 21.30 sul sito Viola per un'edizione live del TG Poro. Discuteremo insieme delle notizie del giorno, ne commenteremo delle nuove e risponderò a tutte le vostre domande. Un appuntamento da veri poracci, vi aspetto! Bravi, 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 non si trattava di un gioco vero e proprio, ma della serie animata in computer grafica di Donkey Kong andata in onda negli anni 90. Credo che Francesco ci si sia avvicinato molto a scrivere il titolo giusto, ma il più corretto è stato sicuramente Icarus o Icarus. Rapido, veloce e preciso. La migliore risposta non può che essere quella di King Bad Luck, che entra di diritto nella categoria testi che puoi sentire, anche se il copia e incolla ti abbandona. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che non verrà rimandato al 2023. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che è già la seconda volta che lo dico dopo appena un minuto di video. Bravo! Un bel record, complimenti. Oggi parleremo di Breath of the Wild 2 e della sua possibile data di uscita, del disastroso porting di Final Fantasy VII Remake per PC e anche del possibile ritorno di Klonoa. Prima di iniziare però vi ricordo che anche durante le feste l'armata poraccia non smette mai di avanzare. La conquista non violenta di YouTube Italia non conosce certo interruzioni. Lasciate quindi un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. In descrizione trovate tutti i link necessari. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Quanto è passato dall'ultima volta che ho citato Metroid Dread? Beh, probabilmente troppo tempo e bisogna rimediare immediatamente. Dread ha infatti ricevuto il premio Game of the Year dalla rivista Time. La creatura di Yoshio Sakamoto e Mercury Steam continua a collezionare successi ed è una vera gioia sapere che un titolo rimasto nel limbo per una ventina di anni non solo è riuscito finalmente a vedere la luce, ma è anche uno dei giochi della serie più apprezzati di sempre. Time mette Dread in cima alla classifica dei migliori giochi del 2021, con un ordine decisamente atipico per una testata così generalista. Infatti al secondo posto c'è Inscription, al terzo Forza Horizon, mentre al quarto Chicory. Assenti grandi nomi come Psychonauts, Ratchet & Clank e Resident Evil, mentre Sable riesce a entrare nella top 10. Cosa ne pensate della classifica di Time? Dread si merita di stare lì in cima? Ma è tempo di iniziare a pensare anche al 2022, anno che in fatto di uscite sarà ricchissimo. Ricchissimo? Qualcuno ha detto ricchissimo? TG Poro! Tra i titoli più attesi c'è sicuramente Gran Turismo 7, il ritorno del racing game per eccellenza delle scuderie Sony. In Giappone, presso la catena di negozi Yodobashi Camera, è possibile prendere un opuscolo ricco di dettagli sul gioco, molti dei quali sono ancora inediti. La traduzione effettuata dal portale GT Planet conferma che nel gioco saranno presenti più di 420 modelli d'auto e oltre 90 circuiti con condizioni meteo variabili. Ci sarà anche il ritorno della modalità GT Mode e vengono messi in evidenza alcuni dei luoghi che sarà possibile visitare durante la carriera, come il concessionario di auto usate, il tuning shop e il brand central, ovvero un centro commerciale che ammassa oltre 60 marchi automobilistici. Riuscirà Polyphony a far tornare la serie al suo antico splendore? E a proposito di Game of the Year e progetti futuri, anche Tim Schafer è proiettato verso nuovi progetti. Chiuso il capitolo di Psychonauts 2, infatti lo studio Double Fine è pronto a lavorare addirittura su diversi progetti contemporaneamente. A comunicarlo sono stati gli stessi sviluppatori che, all'interno di un post aggiornamento sulla piattaforma di crowdfunding FIG, hanno comunicato di essersi già divisi in vari team interni, tutti al lavoro su differenti progetti, ognuno dotato di un particolare stile visivo e gameplay. Dopo l'ottimo Psychonauts 2, non vedo l'ora di scoprire cosa hanno in serbo Schafer e soci per i giocatori, però ecco, speriamo solo che non ci mettano un altro decennio intero per partorire un nuovo capolavoro. Ma passiamo alle notizie del giorno. Uno dei titoli più attesi per il 2022 di Nintendo, e non solo, è senza ombra di dubbio Breath of the Wild 2. Sappiamo ancora però molto poco del gioco e l'assenza del titolo ai The Game Awards 2021 ha fatto insospettire molto. Siamo sicuri che riusciremo a vedere il prossimo The Legend of Zelda entro la fine del prossimo anno? Ci sono notizie rassicuranti, vediamo di cosa si tratta. Il capo di IGN, Peter Schneider, durante
durante l'ultimo episodio di IGN Games Podcast ha dichiarato di aver parlato a un non meglio specificato insider dell'industria che gli avrebbe assicurato che Breath of the Wild 2 è ancora previsto per il 2022. Il mancato reveal ai TGA non dovrebbe essere preso come un segno negativo, anche perché si direbbe che Nintendo stia preparando un anno fenomenale per il 2022. Schneider ha anche aggiunto la possibile finestra di lancio prevista per novembre, ma è probabile che qui si tratti in realtà solo di speculazioni personali e non di notizie arrivate da fonti esterne. In ogni caso, la prospettiva di Schneider si allinea con quanto dichiarato e ribadito fino ad ora da Nintendo. L'intento è quello di lanciare il titolo entro la fine del 2022. Però, poracci, io su questo non sarei così sicuro. Personalmente sono allineato più verso lo scenario ipotizzato da Grab prima dei TGA, ovvero di un possibile slittamento del nuovo Zelda al 2023. Nintendo, con lo stesso Breath of the Wild o in generale con tanti dei suoi titoli, non si è mai fatta scrupoli a rimandare più e più volte le sue produzioni e mi immagino che con un gioco così importante non voglia correre i rischi di mettere sul mercato una produzione confezionata in modo sbrigativo, anche perché il 2022 si prospetta ricco di uscite. Siamo sicuri ci sia veramente spazio per tutti? Sono molto curioso di sapere la vostra e come al solito ne discutiamo nei commenti, ma anche in live questa sera. Vi aspetto, mi raccomando! La settimana scorsa abbiamo parlato di Square, che con Final Fantasy VII Intergrade e Forspoken ha deciso di impostare un nuovo standard di costo dei titoli PC, 80 euro. Bene, chi vuole può andare su Epic Game Store e recuperare la versione PC del mio personalissimo GOTY 2020, ma attenzione, c'è già chi lo chiama il peggior porting di un titolo AAA degli ultimi tempi, che per 80 euro, insomma, è un bel traguardo. A lanciare il campanello di allarme è stato il giornalista di Digital Foundry, Alexander Battaglia, che su Twitter ha dichiarato che il titolo è affetto enormemente da dei problemi di stuttering che rendono la situazione inaccettabile, soprattutto per un gioco dal forte impatto cinematografico come Final Fantasy VII Remake. John Linneman, sempre di Digital Foundry, ha confermato che ci troviamo di fronte a un porting terribile. Nonostante i test sul gioco siano stati fatti con un PC di fascia alta, equipaggiato con una RTX 3090 e un i9-10900K, il giornalista non è riuscito a mantenere i 60 fps stabili a una risoluzione di 1080p. Non abbiamo ancora un video analisi approfondita al riguardo, ma intanto Battaglia su Reset Ira è stato abbastanza chiaro. Con umiltà invito chiunque a non comprare questo titolo. Quindi, chiunque abbia aspettato pazientemente l'arrivo di Final Fantasy VII su PC rimarrà assai deluso, almeno per ora. Tra gli 80 euro da sborsare e un porting impossibile da far girare decentemente, a causa anche delle pochissime opzioni di personalizzazione della qualità grafica, l'attesa potrebbe essere stata vana. La community si sta già organizzando per porre rimedio agli errori grossolani di Square Enix, ma ora come ora il consiglio è di aspettare qualche patch ufficiale se mai arriverà o altrimenti recuperare Final Fantasy VII su PlayStation. E torniamo a parlare di un altro possibile ritorno di un'altra grande star dei platform anni 90. Dopo Gex è il turno di Klonoa, personaggio partorito da Namco che però non è mai riuscito veramente a conquistare il pubblico occidentale. Oggi i giochi di Klonoa sono molto ricercati tra i collezionisti, eppure durante il periodo della loro commercializzazione non hanno mai saputo imporsi al botteghino. Questa fama di gioco cult potrebbe però spingere Bandai Namco a proporre il brand sulle console di attuale generazione. Ne avevamo già parlato mesi fa, quando erano spuntati in Giappone i marchi registrati Wafu Encore e 1 e 2 Encore. Per chi non lo sapesse, Wafu è il verso di Klonoa, mentre Encore l'etichetta con cui Bandai Namco ripropone in Giappone le remaster di vecchi titoli. Ora è stato depositato un nuovo marchio registrato, questa volta nel Regno Unito, che risponde al nome di Klonoa Fantasy Reverie Series. Quindi molto probabilmente il publisher ha intenzione di proporre una collection dei due titoli principali rimasterizzati su hardware moderni. È credibile come ipotesi? Decisamente sì, ma prima di cantare vittoria aspetterei a vedere come saranno portati avanti i lavori su quest'opera di restaurazione. Abbiamo visto con i disastri più recenti che non basta avere un buon nome per tirar fuori un'ottima remaster. Queste operazioni vanno fatte con cura e bisogna essere parecchio rispettosi del materiale originale, altrimenti il disastro è dietro l'angolo. Voi avete qualche ricordo in particolare legato alla serie di Klonoa? Magari da piccolo li avete
avete provato il remake per Wii? Ditemi un po'. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stasera per un TG Poro Live oppure a domani per un nuovo video. Voi in ogni caso sapete quello che dovete fare. Fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Inter, Michele Grade, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Chiunque qui, chi, quindi, qui, qui, chi, qui, 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 q